Bene, buongiorno, buongiorno. Oggi parliamo di reclutamento insegnanti e di queste ore la notizia dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un piano di assunzioni per il prossimo anno scolastico, parliamo del 2023, quindi con effetto 1 settembre. Abbiamo con noi Ivana Barbacci, segretaria generale CISL Scuola. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, Barbacci, l'abbiamo chiamata perché c'è bisogno un po' di fare il punto della situazione su un argomento che sta di estrema attualità, che sta comunque mutando di giorno in giorno. Vi è stata alcune settimane fa una richiesta specifica alla Commissione europea riguardo appunto un piano di assunzioni un po' diverso da quello canonico, e sappiamo che è una fase transitoria durante la quale i docenti precari potrebbero essere assunti in ruolo con modalità diverse. La Commissione europea non ha fornito risposta sino ad oggi. Però nel frattempo, appunto, il governo si sta muovendo e ha appunto approntato questo piano di assunzioni che al momento sembrerebbe, diciamo, premiare soltanto esclusivamente i docenti di sostegno. E nel frattempo si avvierà anche un concorso riservato, questo è quanto anche contenuto nel decreto, la cui versione finale ancora però non è pubblica. Ecco, un po', questo è il quadro. Barbacci, cerchiamo di capire quante assunzioni ci dovremmo aspettare il prossimo 1 settembre e da quali classi di concorsi, da quali graduatorie. Sì, nel Consiglio dei Ministri di ieri appunto è stato approvato questo intervento che noi abbiamo accolto favorevolmente perché ce n'era proprio bisogno, in attesa della messa a sistema anche delle disposizioni da PNRR. Da quello che abbiamo capito dalle prime indiscrezioni, perché come ha ricordato tutto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Si procederà con il 1 settembre 2023 alle assunzioni da GPS prima fascia, in particolare sui posti di sostegno. Questo diciamo che è un meccanismo che noi già conosciamo, che è stato già adottato dal 2021 con il decreto Sostegni Bis, quando noi in particolare come CISL Scuola prememmo molto affinché si procedesse ad uno snellimento delle procedure per mettere in classe docenti specializzati sul sostegno, di cui ce n'è particolarmente bisogno. Questo è un fenomeno che va affrontato in maniera forte e significativa. Quanti potrebbero essere questi docenti assunti con effetto 1 settembre 2023? Sul sostegno dovrebbero essere circa 18.000 i colleghi che sono specializzati, che sono collocati in GPS prima fascia e che potrebbero beneficiare delle assunzioni previste Quindi dal decreto di ieri. anche gli aggiunti, diciamo, in questa fase finale, il cosiddetto elenco aggiuntivo dei neospecializzati, entro quando e quindi dovrebbero prendere la specializzazione per avere delle chance? Questo sarà un aspetto che valuteremo insieme, è un aspetto molto tecnico, mi sento di dire che dovremmo prenderne il più possibile, quindi chi sta finendo Certo. il settimo ciclo del TFA dovrebbe poter avere la possibilità di inserirsi All'ultimo, così al nell'assunzione. photo finish. E per quanto riguarda gli altri, si è parlato anche di 40-50 mila assunzioni, quindi si dovrebbe attingere dai famosi concorsi ordinari e straordinari, credo, no? L'altro passaggio importante sul quale abbiamo fatto molte pressioni e che da quanto sembra siano stati accolti i principi è lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ordinari dove ancora ci sono gli idonei. È chiaro che su questo i numeri sono un po' più complicati. Perché? Perché c'è una distribuzione molto eterogenea sul territorio. Ci sono classi di concorso dove noi non abbiamo più idonei e quindi non potremmo attingere dai concorsi ordinari. Ci sono classi di concorso dove invece non ci sono i posti, ma ci sono gli idonei.
altre situazioni invece dove possiamo rispondere sia al bisogno della scuola assumendo gli idonei e potendo scorrere la graduatoria, fine in alcuni casi arrivando anche ad esaurirla. Però questo era un principio, il metodo, andare a scorrere tutte le graduatorie dei concorsi ordinari dove ci sono ancora gli idonei. Questa è una richiesta forte che abbiamo fatto nelle sedi di interlocuzione e da quello che abbiamo capito entrerà nel Sembrerebbe pacchetto essere delle. stata accolta. E quante migliaia di candidati entrerebbero attraverso questo canale? Ecco, come dicevo, su questo diventa un pochino più complicato fare una valutazione, potrebbero essere circa 20.000, ma sono numeri Un molto numero importante. E mi bassi. sembra di aver capito però che ci sono delle commissioni, quindi delle realtà territoriali, dove il numero di partecipanti e di idonei è particolarmente corposo, altre invece abbiamo saputo, insomma, di commissioni che hanno respinto l'80-90% di candidati, soprattutto al nord, mi sembra, no? Sì, questo è un fenomeno sul quale abbiamo posto anche molta attenzione perché probabilmente c'è qualcosa che non funziona. Laddove si articolano i concorsi ordinari nelle varie aree del paese e il risultato è così fortemente eterogeneo. Quindi anche i concorsi e le commissioni e anche le modalità di valutazione debbono essere fortemente riviste. Non possiamo avere delle realtà dove si bocciano. Si respingono più del 90% dei candidati e in altre realtà dove abbiamo una graduatoria lunghissima che probabilmente non potrà mai essere Certo. completata. Quindi vuol dire che c'è un disallineamento tra i candidati e chi giudica. Questo necessita una riflessione importante. Certo, Barbacci, considerando anche delle residue graduatorie, le cosiddette GAE, e diciamo quindi anche quelli che erano quello che è il canale tradizionale, possiamo insomma, fare una stima di quante assunzioni al momento potrebbero attuarsi con effetto 1° settembre 2023 ad oggi? È molto difficile, però insomma, parliamo di quante decine di migliaia di insegnanti. Noi potremmo immaginare, presumere che si possa arrivare a circa 40.000 assunzioni dallo scorrimento delle GAE, dall'attingimento dalle graduatorie dei concorsi ordinari, quindi assumendo gli idonei, e dalle GPS prima fascia per i posti di sostegno. Poi c'è la partita annunciata del concorso transitorio che è agganciata al PNRR, su questo dovrebbe uscire un bando in primavera, quindi stiamo parlando entro qualche settimana, che risponderà alle assunzioni, intanto ricordo solo per la scuola secondaria di secondo grado, entro primavera per 24.000 posti. Forse Vogliamo comunque. ricordare quali sono i requisiti per partecipare a questo prossimo bando? 24 CFU e 36 mesi di servizio. Questo è un percorso transitorio che dovrebbe poi portare a sistema la parte relativa all'assunzione da PNRR. Su questo, per esempio, c'è una carenza, che sono le assunzioni per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Cioè questo modello non contempera le assunzioni con 24 CFU e comunque 36 mesi dei docenti di scuola primaria e scuola dell'infanzia. Allora, noi sosteniamo, ad esempio, che si debba attingere esattamente come per il sostegno anche per i posti per le assunzioni di scuola primaria e scuola dell'infanzia da GPS prima fascia. Questo è un aspetto sul quale torneremo con il Ministero perché dobbiamo necessariamente immaginare che ci sia una risposta anche per questi colleghi. Questo aprirebbe le porte, tra l'altro, a un numero importante di assunzioni, andrebbe a coprire dei vuoti che sappiamo bene, giusto ieri voi avete stimato attorno, parliamo di posti vacanti e disponibili, quindi da poter assegnare alle immissioni ruolo che si aggira attorno a quota 100.000, no? Esatto, allora i posti vacanti al 2024, cioè quando si metterà a regime il PNRR, sono più di 100.000, potrebbero essere anche 120-130.000. Quindi tolti i 70.000 che sono sotto l'egida del PNRR con le modalità di cui abbiamo detto,
dobbiamo immaginare un percorso accelerato e fortemente calzante per i restanti posti e quest'anno, per esempio, settembre 2023, i posti vacanti dalle nostre stime sono circa 80.000. Quindi abbiamo un parterre di disponibilità enorme. Non c'è stato mai nella storia diciamo, una disponibilità così ampia e nello stesso tempo una impossibilità a coprire questi posti. Noi abbiamo sempre avuto il problema di tanti candidati e pochi posti nella storia della scuola. Ora siamo in una fase assolutamente, diciamo, controversa, dove abbiamo tantissime disponibilità per assumere, per stabilizzare, per dare garanzia di continuità didattica ai nostri studenti, ma non abbiamo i candidati, oppure laddove sono ci si impunta magari a non tenerne conto. Le GPS sono uno strumento necessario da cui attingere in maniera permanente, sia sul sostegno che sul posto comune. Quindi il prossimo step, anche come obiettivo sindacale, mi sembra di capire, sarà proprio quello di riuscire a convincere il Ministero ad attingere da prima fascia GPS, scusate, disciplina comune. Ma questo potrebbe avvenire anche qualora la Commissione europea non dia un responso positivo, oppure, come qualcuno teme, non si esprima. Perché è stata un po' anche sollevato questo problema, nel senso che la Commissione potrebbe anche non entrare nel merito, e quindi la palla ripasserebbe al Ministero e di conseguenza alla contrattazione. Ecco, questa è una possibilità, quella che ho appena, diciamo così, enunciato. Sì, potrebbe essere una possibilità, però mi sento di dire che la Commissione europea, dal mio punto di vista, dovrebbe avere a cuore che l'obiettivo si porti a termine, cioè che si assumano i 70.000 docenti, che si coprano le cattedre vacanti, che si dia, diciamo, stabilità ai posti per garantire la qualità dell'offerta formativa. Poi come ci si arriva? Deve essere una valutazione del governo, del Parlamento, del nostro paese. È una scelta che attiene a una serie di condizioni e di variabili che conosce il Ministero dell'Istruzione e che quindi deve governare nel miglior modo possibile. Riteniamo che ci siano tutte le condizioni per dare risposte di qualità. Qui non stiamo perorando la causa di nessuna sanatoria. Non giova a nessuno fare le sanatorie, perché poi saremmo coinvolti in una dimensione anche diciamo, di poca rendicontazione, no? Mi sento di dire, anche rispetto al mondo che ci osserva. Noi dobbiamo però utilizzare al meglio gli strumenti che abbiamo. Quindi fare i concorsi ordinari senz'altro, però siamo ragionevolmente convinti che uno all'anno non è possibile. Nello stesso tempo che facciamo i concorsi, che introduciamo le nuove generazioni dentro l'alveo di concorrere per diventare insegnanti, abbiamo una sacca di precariato che utilizziamo per gli incarichi annuali. Ricordiamo che questa gente la stiamo utilizzando tutti gli anni da più anni, quindi da svariati anni, la stiamo utilizzando nelle cattedre, nei posti, per occupare incarichi al 30 giugno e al 31 agosto. Allora, diamo una struttura, una cosiddetta organizzazione anche di qualità, facendo un anno di formazione importante, significativo, con un percorso finale di verifica, con una lezione, una simulazione d'aula, perché si tratta di questo. Non si tratta di andare a ripetere i contenuti disciplinari che dobbiamo dare per scontati se stiamo ragionando di docenti che hanno un'abilitazione, che hanno superato concorsi, che hanno una laurea, che hanno master, specializzazioni, dottorati. Bene, ringraziamo Ivana Barbacci, segretaria generale CISL Scuola, e spero, insomma, che si possa risolvere al più presto, speriamo tutti, per il bene della scuola e dei docenti, questa situazione di stallo che sta vivendo appunto il reclutamento dei docenti in Italia. Sì, decisamente sì, lo attendiamo e questa sarà l'occasione, credo che sia l'ultima stazione da cui poter ripartire per un segnale davvero nuovo rispetto al passato. Grazie Grazie. Barbacci, grazie. Grazie.